gentili telespettatori dei protagonisti in compagnia di un tenore internazionale, lui è il napoletano Daniele Zanfardino, ciao innanzitutto, benvenuto. Buonasera a tutti quanti voi. Questa sera si celebra il patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi, dove l'arte si presta e si pone al servizio non solo della spiritualità e della devozione, ma anche del sociale, visto che c'è un'iniziativa lodevole che sostiene anche le popolazioni colpite dal sisma, anzi ricordiamo l'SMS 45500. Quindi quanto è importante per un artista prestare il proprio volto, la propria immagine, la propria arte per cause solidali? Penso fondamentalmente che per quanto mi riguarda io ho avuto un dono della voce, quindi quando si può mettere a disposizione delle persone e anche per delle cause importanti, dobbiamo essere i primi a scendere in campo e a stare vicino a queste problematiche. Il canto d'opera è una vera e propria vocazione per te? Sì, diciamo che di generazione, perché avevo molti parenti che cantavano al Teatro San Carlo di Napoli e io ho avuto questa dote, diciamo, direttamente dalla famiglia. Tu che hai calcato palcoscenici internazionali di varia fattura, per avvicinare i giovani alla musica lirica, come si potrebbe ovviare? Ecco, innanzitutto io penso alla politica dei prezzi, perché in Italia c'è sempre il solito pubblico di nicchia, no? Sì, questo è un problema, effettivamente a causa dei prezzi dei biglietti che sono un po' troppo alti, però ultimamente dobbiamo dire che si sta avvicinando l'opera a un pubblico più giovane, quindi un pubblico di bambini, con delle promozioni a costo zero, praticamente sono invitati tutti quanti al teatro, sono in promozione anche che fa il Teatro San Carlo di Napoli. Io personalmente ho avuto la possibilità di farle all'estero, in Germania, dove si investe sui giovani perché sarà il pubblico del futuro, e quindi grazie, diciamo, a queste iniziative si sta avvicinando il pubblico giovane all'opera. Ti ho visto recentemente in un progetto ardito ma sofisticato, unire jazz e opera, complimenti. Grazie mille, è stato, come ha detto lei, un progetto ardito, perché inizialmente appunto ci sono state difficoltà musicali per trovare un giusto equilibrio, però devo dire che il risultato finale è stato soddisfacente e molto entusiasmante, infatti continueremo con questo progetto. Il prossimo palcoscenico che la vedrà protagonista? Il 28 di novembre sarò a Rennes, in Bretagna, a fare L'Italiano in Algeria di Gioacchino Rossini. La trasmissione si chiama I Protagonisti, sì. Come li vorrebbe salutare? Anche con una nota, se vuole. Mi coglio un po' impreparato. Le giro un'altra domanda così la facilito. Sì. Un testo, un palcoscenico e un'opera che sente più vicina alla sua intimistica. Non lo so, pensa alla Boema, alla Traviata, lo stesso Barbiere di Siviglia, no? Un'opera che mi ha sempre entusiasmato e affascinato è l'Elisir d'amore. Quindi posso salutarla con una battuta dell'Elisir d'amore, una furtiva lacrima. Una furtiva lacrima.